Bene, procediamo. Dopo aver risolto quei fantastici enigmi che ci riportano ai bei tempi di Resident Evil 1 e 2, e qualcosina anche del 3, se Dio vuole. Tanto c'è la scritta Biohazard sulla porta a richiamare il titolo del gioco in giapponese. E ora dobbiamo proseguire. Poco per volta scopriremo un po'. Ricordo questo posto. Deborah deve essere vicina. Esatto. Deborah. Chi è? A parte quella grandissima. Quella della mia fidanzata. Quale Deborah è? Pezzo di merda! Che cazzo sei? Ok. Curati. Non mi dai niente, è un bastardo. Mi sembra un pezzo di merda, sai? Per favore, no! No, per favore, no, non ti preoccupare. Grazie, non è me. Ma dov'è? Più avanti scopriremo, più avanti, non che Andiamo, chissà forse. quanto più avanti scopriremo chi è questa Deborah fantomatica. Ma qua ci sono un cadavere. Che cazzo fa la serie di coglionita? Vabbè, ma è fusa sta donna. Non è nemmeno lì, però cercando. magari c'è qualcosa qua dentro che posso prendere. Assolutamente no. E dagli un segno. Vediamo un po' di oggetti. Punti abilità. A me servirebbero munizioni o quant'altro. Cose curative magari. Ma bastardo! Figlio di puttana. Ok. È un po' incasinato questo pezzettino qua, perché non si capisce un cazzo. Ok. Ma muori? No, non muori. Per forza la testa che devo far saltare, se no non morivo. Infatti, ora o ci Quando dici finisco questa volta qualcosa. forse? Esatto. Lo farò, ma ci resta poco tempo. Non mi interessa, ma lo devi Ripeto, dire adesso. ancora un po' di pazienza. Forse devo caricare. Cosa posso abbandonare? Ah no, aspetta, c'è una cosa. Mettiamo che se vado a porta compressa devo prendere i colpi della mano. Non sia mai che li lascio lì, ce ne sono talmente pochi. Se li lascio in giro, quei pochi che ci sono, guardate. Minchia, quanti cazzo di colpi ci vogliono? Oh. Ok. Apriamo la puerta. Forse devo andare di qua, ma forse devo andare prima da questa parte. La 201. Fanculo. Raffreddore di merda. Si sente che è arrivato l'inverno, eh? Bella roba. Ok. Accipigna che starnuto mi ha fatto sbandare. Un po' di armi batteriologiche. Minchia, io 15 anni che hai a che fare queste cose, oh. Non è che. No, se non sbaglio qua faremo la conoscenza della nascita di Ada. Conosceremo il passato di Ada, esattamente. Happy birthday Ada Wong. Questo gioco qua approfondisce molto la storia di Ada Wong, che è sempre stato un personaggio molto ambiguo, molto misterioso. E l'approfondisce molto la storia, si capisce qua come è nata e quindi automaticamente la sua vera natura. E poi giocando poi il suo capitolo, la sua storia, la sua campagna, si capisce bene il suo trascorso recente, che ha a che fare con uno di questi personaggi.
in realtà, essendo che siccome non giocheremo alla campagna di Ada, possiamo dire che questa non è la vera Ada, quella che nasce qua. È un esperimento biologico del dottor Derek Simmons, quello che abbiamo visto prima, che è il capo della Neombrella, che era stato sposato con Ada e che l'ha persa per non si sa bene quale motivo, probabilmente si sono lasciati. Lui non ha accettato la cosa, ha cercato di ricrearla biologicamente, questo è, creando però dei mostri, usando dei virus tipo virus C, eccetera, eccetera. È forse questo che vuole dimostrarmi. E quindi niente. No! No! Pensa. Te lo giuro, no! Pensavo... Lascia pensare i cavalli che hanno la testa più grossa, come si suol dire. Ecco. Ora, io devo attivare quel pannello che ce l'aveva. So che non mi ricordo più il numero. 201. Beh, più o meno. Più o meno la conosce, sì. Dobbiamo farlo di nuovo. Dovete farlo di nuovo. Mica siete dei voglioli. 201. Yes. Ok, vamonos, vamonos. Ora, doppietta, perché se non ricordo male ci sarà da sfanculare. Attiva i passaggi, dunque, i passaggi... dove devo andare? Che sarebbe bello poter evitare un po' di scontri, il problema è che non so fino a che punto lo potrò fare. Bastardi. Si devo attivare tutti questi vari passaggi, attivare tutte le leve per poter andare avanti. Il problema è che sarò bombardato da attacchi nemici a non più non posso. Quindi. Ok, il primo l'ho attivato. Ora devo tornare indietro, attivare gli altri. Ok. Minchia, altri colpi di mani, bellissimo. Dunque. Ma minchia, e non muore. Altri colpi di mani, ottimo. Questi mi faranno gran comodo. Con tutti sti colpi devo ammazzare colpo a colpo, pazzesco. Bene. No! Sono rimasto chiuso dentro! Bellissimo, ho evitato l'ultimo. Quell'altro di puttana. Ottimo. Dunque, ricarichiamo il fucile e scendiamo giù di qua. Bene. Ecco il contrattacco. Per prendere un determinato trofeo dovrò fare tre contrattacchi di fila. Prima che è una cosa molto molto difficile come tempistica. Quindi... ti puoi anche curare se vuoi. Ok. Non hai fatto niente, bastardo. No. Sono rimasto male. Ok. Ok, ho preso un po' di roba. Ora. Sì, forse devo andare avanti. Di fianco uno zombie senza farmi colpire, stranamente. Devo fare il giro di dietro. Ma bastardo! Bastardo! Ok. No, la mano no, grazie. Tu devi morire anche solo per il fatto che esisti.
Quanti cazzo siete? Si può sapere quanti cazzo siete? Il giro di qua devo fare. Quindi devo pensare. Ok, la mia compagna, perché qua ho visto un qualcosa. Tipo un comando contestuale. Quindi qua è una. Qua devo aiutare lei, qua, sali, mi sembrava infatti che ci fosse un qualcosa. Die monster! Yes! No, bastai! Ora devo ammazzare questi pezzi di merda. Tanto io spero che se la possa cavare da sola, perché in questa situazione non posso lavorare molto. Ok. Ok, tu sei andato. Tu, dove sei, ragazza? Ok, allora cerchiamo di aiutarla. Bene. Però si dovrebbe abbassare l'altra cosa esattamente. Gesù! Mamma mia! Dov'è? La doppietta! Qua ho visto un cerchio, un qualcosa che potevo prendere qua. Ok, possiamo andarcene? Sì, forse. Ok, devo tornare indietro. Oh no, oh no, si apre questo. Okay. Finalmente sì, io non se ne poteva più. Però dall'altra parte, voglio stare con la visuale. E qua, minchia, aspetta, ricarichiamo, perché se poi ci ritroviamo nel casino. Magnum, sempre meglio avere la carica. Oh cazzo, qua. Grazie per l'aiuto, Elena, grazie. Grazie davvero. Ora, forse qua non devo stare ad ammazzare proprio tutti. Qua, forse devo semplicemente sfuggire. Ma pezzo di merda. Devo cercare di sfuggire in quella cazzo di botola.
Elena, vieni qua. Perché tanto qua non ne usciamo vivi. Sì, ma datti una cazzo di mossa però, perché sennò. Ecco qua sarebbero continuati ad arrivare all'infinito, quindi tanto vale fuggire e andare, se non perché tanto. Non avremmo cavato un ragno dal buco a rimanere lì. Questo ciccione bella. Yeah. E dove siamo finiti? Boh, in una miniera. Ambientazione già vista questa. Trova Deborah, ma anche no. Benissimo. E troviamo Deborah. Perché non mi ha così? Raccontami un po'. Potrei raccontarmi tutto io, ma non mi sembrerebbe corretto. Sguazza nel fango, io non sguazza. Sembra di aver visto un bel saglio, yes, ma forse questo l'avevo già preso. Sì. Quello l'avevo già preso. Ce ne sono 4 per ogni capitolo. Mi sa che molti li ho già presi, dovrei avere tipo, ce ne sono in totale nel gioco 80, avrei già avuto tipo un 60 e qualcosa. Tanto lei parla, io me ne vado, me ne ascolto minimamente. Se cerchi risposte, devi essere pronta anche a offrirle. E questo è vero, sacrosanta verità, se cerchi risposte devi anche essere pronta ad offrirle, e c'ho ragione io. Ok, qua c'è qualcosa, no. Bastardo che non ti ho visto. Grazie, quando alla fine che avevo già fatto tutto per i cazzi miei, tu mi salvi. Grazie, ma grazie, a buon rendere. Brutta. Cazzo di icona. No! Ok. Ora scopriremo di più su questa fantomatica Deborah. Dire si intuisce abbastanza bene chi possa essere, giudicare dal fatto che sono uguali. Ora però spiegate qualcosa anche a Leon, perché sennò, poveraccio, non capisce mai niente. Ok. Basta con i misteri. Che diavolo sta succedendo? Portiamola fuori da qui. Poi gli dirò tutto. Non ci arriverà lei fuori, ma comunque va bene. Vediamo un po' se è il momento di bloccare la registrazione, che siamo già quasi 20 minuti, eh. E direi di sì. Su, tieni duro. Quindi blocchiamo qua la Prendi registrazione. e lascia a me, dice. Esattamente. E poi andiamo avanti nella prossima. Ciao ciao.